Al dolore concedete metà del tempo, ma l'altra metà, vi prego, consegnatela all'amore. Evan, che ci sei? Volevo chiedere a Evan se glielo dite in inglese. Lui dove sta? In America dove? Negli Stati Uniti no? Perché mi segue da un sacco di tempo, sia a me che a Marco 5. Ciao Evan. E forse capisce anche un po' l'italiano. Glielo volete chiedere? È un Okay. ospite. Hello, Evan. Pepe is asking you if you are in America or somewhere else right now. È sparito. Ah no. California. California. Ok. Okay. Va Do you bene. understand a bit of Italian or not? Poco. Okay. Please, you shut off the microphone. When you don't speak. Marcello in sala d'attesa, vai. Marcello c'è? Sta a casa mia nell'altra stanza. Cominciamo. Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo con un saluto generale. Buongiorno, good evening. Non so come si in arabo, so yalla yalla, va bene così. Con uno, un poeta che vive in Danimarca. È un giovane che negli altri giorni aveva una compagna vicino, forse perché che fra l'altro sorrideva, quindi probabilmente comprende l'italiano. Le poesie di Paul, come di tutti gli altri, li trovate o nel libro, ma nel blog ci sono tutti, poesie e biografie. Quindi per sapere di voi stessi, incrociatevi, cercatevi nel blog, basta mettere Beppe Costa, blog, e c'è il vostro nome. Quindi potete sapere, le poesie di Paul sono in lingua danese, in inglese, in albanese e in italiano naturalmente, quindi sono addirittura in quattro lingue. Quindi adesso, contestualmente, se Era traduce in modo che Pollo capisce che è il suo turno e che deve leggere le poesie, coperta con figura all'angolo e rotte di porcellana, solo questo. Sono la prima o la seconda perché non so. Sono scritte nella scaletta. Lui crede che, non so se. Okay. Hello Paul, now it's your turn to read your two poems that are due to be read today. Buongiorno, buongiorno. E grazie per la vostra gentilezza e ospitalità. Osserei intruder, en snor gennem tiden tør som en fisk på land, og sprækkerne i de ophængte billeder er opmærksom det, vi gjorde, når hundene var overalt og ikke længere kunne gø. Skibets kølvand, en betegnelse for offentlige præge. Hjørnetæppets figur. De store lærreder bæres forsigtigt ind i kunstbygningen, og længst inde i lastbilen fodres en hund bag en skulptur. Hjørnet er dækket til af et tæppe med figurer. Alt bliver fragtet, men ikke alt hentes. Yderst på en mark af ulvene skygger over trafikken under træerne. Marcello leggerà in italiano la poesia di Paul. Tutte e due? Prima una. Ok.
Nalletta una. Ah, coperta con figure dell'angolo. Grandi tele, trasportate con cautela nel palazzo dell'arte e, dietro una scultura, in fondo al camion, si nutre un cane. Una coperta con figure copre l'angolo. Tutto sarà portato, ma non tutto sarà preso. Al margine di un campo, i lupi sono ombre sul traffico, sotto gli alberi. Grazie, Marcello. Allora, Paul, seconda poesia. So Paul, now you are going to read the second poem. Porcelæn spruter. En snor gennem tiden tør som en fisk på land, og sprækkerne i de ophængte billeder er opmærksom det, vi gjorde, når hundene var overalt og ikke længere kunne gø. Skibets kølvand, en betegnelse for offentlige breve. Rotte di porcellana. Ecco. Come un pesce sulla terra, uno spago lungo il tempo e nelle immagini appese le crepe. Premurosi i nostri atti quando i cani erano ovunque e non potevano più abbaiare. La scia della nave, un'indicazione per pubbliche lettere. Perfetto, grazie Paul, grazie Marcello. Adesso è il turno di Era. Era leggerà una alla volta, leggerà le poesie che sono nel libro. Fra l'altro sono molto brevi, tranne una che è lunga, quindi le legge tutti e tre cortesemente e le legge in inglese. Ok. The shadows of the wind. All by myself, lost in traces of breeze, I wonder about seeking for the wind. She and I, dwelling in the same vessel, I kiss the past and the future as though they were reflections of the present. Happiness of sorrows. Alas, alas, you can see tears of happiness and tears of sadness in the eyes of the untouchable. We, the sorrows of what I see, meet with Waterloo. Alas, alas, the raven makes love with the swallow. The blood flows, drop by drop, and wakes me up. Alas, alas, I am the swallow and you are the bleak raven. We, staying with you, I flee. Alas, alas, spring and winter have abandoned their bastard somewhere. The sounds of the morning autumn keep falling drop by drop. My third poem. Wind. Wind, oh wind, touching my skin, wrapping, shaking, and caressing my soul. But never ever piercing my body. You try, yes, you struggle to make me listen to your words, to make me feel your touches, to make me touch your body. You want me to conquer your soul and become mine forever. But, oh, crazy wind, you are so blessed to belong to all, for you belong to none. You travel freely and fight for freedom, but still you want a place to shelter your soul. Oh, wind, this freedom was so cunning, that lured your soul, that steered your body, and thus caught you in its trap. Now you wander wearing a foreign body,
seeking to find another one that is not yours. When you touch or kiss me with your breeze, you eagerly embrace the whole of me. Your caresses are so sweet and soft that whenever I trouble your soul, you grow gloomy and disappear in freedom. Perfetto, mi dici quale hai letto? Le tre. Tutte e tre insieme. Sì. Allora, no, mi ero distratto perché Marcello non ha la Res Publica di Luan, quindi gliel'ho stampata nel frattempo ed è abbastanza complicato. Allora, le ombre, e metto anche gli occhiali, leggiamo le ombre del vento, eccolo qua, c'hai, mi vedi se l'apri per favore questo un attimo, c'è il testo di Luan che più tardi lo gira. Allora, scusate, sono sempre impreparato perché, grazie. Entriamo nell'atmosfera, le ombre del vento, sola, fusa tra le ombre della brezza, erro, cerco il vento. Io e lei dimoriamo nella stessa barca, il passato e il futuro, come le sembianze del presente mi bacio. Felicità dei pianti, ahimè, lacrime di gioia e lacrime di dolore si vedono negli occhi dell'intoccabile. Bello, bello, si disperdono i dolori di quello che vede l'occhio. Ahimè, il corvo fa l'amore con la rondine, goccia a goccia, il sangue scorre e mi sveglia. Ahimè, io sono la rondine, tu il corvo nero. Ilare con te, punta di te, scappo come una fuggiasca. Ahimè, la primavera e l'inverno all'uscio lasciano il loro bastardo, goccia a goccia, continuano a cadere i suoni dell'autunno e il lutto. Il vento. Vento, o vento che mi tocchi la pelle, mi avvolge l'anima, me la sconvolge, me la accarezzi, ma mai e poi mai mi travigli il corpo. Tenti, ti affanni per farmi ascoltare le tue parole, sentire il tuo sfiorare, toccare il tuo corpo. Vuoi che ti rapisca l'anima per diventare mio per sempre, ma tu, vento furioso, sei stato benedetto a ogni cosa, a ognuno appartiene, ma non appartiene a nessuno e a nessuna cosa. Viaggi liberamente e combatti per la libertà, da qualche parte desideri una dimora per lo spirito. Troppo astuta è stata questa libertà che ha attratto, o vento, la tua mente e l'anima. Ti ha sedotto, ti ha turbato e con i suoi artigli ti ha intrappolato. Vaghi, ormai, stretto in un corpo estraneo, cercandone un altro che non sia il tuo. Quando con brezza mi sfiori o mi baci, mi rapisce tutta con entusiasmo. Dolce sono come seta le tue carezze, così che ogni volta ho problemi con la tua anima. Tu diventi cupo e nella libertà svanisci. Era Bushpapai. Allora, adesso. Grazie. Grazie. Adesso puoi dire a Said, che sta lì, può anche leggere in piedi, così fa vedere la sua lunghezza. Said legge due poesie, però quando legge la prima, Marcello legge la prima e così la seconda e poi la seconda, ok? Glielo dici? Okay. Hello, Said. Hello, my dear. Now you are going to read two poems, but first you are going to read the first one, and then Marcello is going to read it in Italian, and then you are going to read the second one. Yes. And Marcello will read it in. Yes. Thanks for you. القدس أم الثقافة العربية. عوافي يا حلوة الحلوين، عوافي يلي كحلت عينيكي من تراب صلاح الدين، عوافي يلي حنت جديلك من طين حطين، عوافي
يلي حمرت خدودك من دم ملايين هم شهودك هم فهودك قدام الكل قدام الملايين وحضل ست الكل ومنارة للعالم وعاصمة فلسطين. شد حيلك شد حيلك مد طولك دوس غولك قولي قولك إنك عفية إنك قوية قولي للكذابين إنك صبية إنك وفية لكل العرجانين الواقفين قدام عتابك وسهارة تحت بوابك وحاضنين كنايسك وجبابك قولي للكذابين كل الكذابين اللي بيركبوا الريح في الإذاعات والفضائيات وبيطلب تواشيح يطلب تصريح وتواشيح وشراتيح ميتة وكذابة قولي للكذابين اللي بينهشوا جسمك قدام الكل قدام الكل قدام الخلق قولي لأصحاب البلايين انتوا كذابين مفيش فيكم خالد ولا عبادة ولا القعقاع ولا صلاح الدين حتى رجال الدين حتى رجال الدين واقفين خايفين عارفين الحقيقة وعارفين انك ام الكنعانيين زي المسلمين واليهود والمسيحيين ما هم عارفين انك عربية انك ابدية لكل الفلسطينيين وبلسان عربي فصيح انا محمد أنا موسى أنا اليسوع أنا المسيح بلاش خرافات وبلاش لآت وبلاش خد وهات بلاش زيادة احنا ولاد كنعان احنا ولاد كنعان واللي خلف عمره بلد فردي جديلك فردي جديلك وارفعي راسك المد النضالي هو اساسك العلم والحضارة هم نبرازك والحب والوحدة هم كتابك وكراسك والمحبة والسلام هم محلاتك وفاسك وكل مؤمنين الكون كل مؤمنين الكون هم حبايبك وحراسك وابو القاسم سجد سجد على صدرك وباسك افردي جلوعك افردي جلوعك وارفع راسك وقولي لكذابين الكلام وحفرين الحيطان مش هيوصلوا مهدك
ولا ساسك ولا حيدوقوا نخبك وكاسك وساسك مغروس في قلب المؤمنين والموحدين من أهلك وناسك. ارفع صوتك، ارفع صوتك وقولي للأقصى اللي هو بيتك، ارفع الأذان، ارفع الأذان وجو البنيان واحضن الإنسان ودوس الجبان اللي بيتمنى موتك وبكل فخر وعزة وصوت جيلك من غزة. قول العالم والأمة العربية والإسلامية حظل ست الكل وعاصمة الثقافة العربية. Thank you. Era una piccola modifica. Adesso Marcello legge in italiano e poi Said la legge dopo, perché Olimbi è costretta ad andarsene, quindi okay. Così ascoltiamo tutti e due. Said? Yes. Marcello is going to read your poem in Italian, but there will be a change because Olimpo has to go earlier, so it will be Olimpo after Marcello reads your poem, and then there will be your turn to read the second one. Thank you. Grazie mille, Bebe. A tutti. Okay. Said? Yes. Marcello, vai. Grazie, Said. With you. Yes, with you. Vi chiedo solo conferma. Gerusalemme è culla della cultura araba. Thank you, Said. E lei? Gerusalemme è culla della cultura araba. Gerusalemme, culla della cultura araba, ave, ave, salute a te, il tuo nero dei tuoi occhi arriva dalla polvere di Saladino. Salute a te, che il colore delle tue trecce ha origini dall'argilla di Hettin. Salute a te, il rosso delle tue guance è quello del sangue di milioni dei tuoi martiri, i tuoi ghepardi, davanti a tutti, davanti ai milioni di vittime. Rimani sempre la padrona di tutti, rimani sempre l'ombelico del mondo e la capitale della Palestina. Sii forte, combatti i tuoi nemici, di a tutti che sei vigorosa, che sei forte, di ai bugiardi che sei ancora una fanciulla, che sei onesta davanti ai fedeli stanchi che stanno in piedi e svegli davanti alle tue porte, abbracciando le tue chiese. Di a tutti i bugiardi che attaccherano alla radio e alla TV raccontando menzogne e bugie, dillo ai bugiardi che rovinano la tua identità davanti a tutti, dillo ai tanti miliardari che carichi di menzogne. Nessuno di voi è Khaled o Ebala, neanche Al-Qaeda o Saladino. Anche il clero resta in piedi e ha paura. Tutti conoscono già la realtà. Sanno che sei la madre dei cananei, come i musulmani, gli ebrei e i cristiani.
loro sanno che sei eternità per tutti i palestinesi. Con una lingua araba eloquente, sono Maometto, sono Mosè, sono Gesù, sono il Cristo. Basta dire no, basta dare e prendere. Siamo i figli di Canaan e chi ha figli non è mai morto. Sciogli le tue trecce e alza la testa. La lotta è tua, la scienza e la cultura sono la tua luce. L'amore e la fedeltà sono i tuoi libri e i tuoi quaderni. L'amore e la pace sono i tuoi aratro e ascia. E tutti i fedeli dell'universo sono i tuoi amanti e guardie. E Abu al-Qasem si è prosternato sul tuo petto e ti ha baciato. Alza la testa, di a chi non crede in te, chi non è mai arrivato alla tua culla e mai assaggiato il tuo vino. Alza la voce e di al-Aqsa, è casa tua, fortifica la tua costruzione, abbraccia l'uomo e lascia stare il vigliacco. Chi spera la tua morte con tutto l'onore e la dignità che viene da Gaza. Tutto il mondo che la nazione araba rimarrà sempre la madre di tutti i popoli e la capitale della cultura. Vai. Olim Givelai, il tempo delle campane. Speriamo, ma giunge il tempo delle campane, con i morti che sospirano sotto gli abiti neri e i fiori appassiti. L'aria si tende sotto il peso silenzioso dell'angoscia, nel vestibolo della chiesa, circondato da aromi di paraffina. Angeli tempo c'è il problema di rete. Avrei potuto dire in uno di questi giorni, senza il mio ateismo e l'erotismo lontano, per raggiungere il cielo prima delle preghiere e dei ceri. Magari la tua. Sì, magari la mia rete. No, però Olimpi non si sente al microfono. Allora, Era, ci sei? Il tempo del campane. The time of bells. We hope yet here comes the time of bells with the dead tiny under black suits and dry flowers. Air tightens under the silent weight of anxiety and in the churchyard. Surrounded with smelling perfume, angels wandering on the walls according to faith and desire. Time takes another shape under tired faces of saints and rambling psalms. I would like to die in one of these days without my atheism or the distant erotic, reaching the sky before prayers and candles. L'illusione di Olim Givelai. Come un soldato mutilato ritorno in queste terre silenziose da dove in volo ero partito. Il mio scheletro ora sprofonda incerto tra deliri che non sono mai vissuti. Amputate. Lo so, troppe terre si persero nel trotto floscio degli insetti mentre la gente cadeva senza dubitare della salita. Era terribile la furia cieca del destino. Come una mano stanca, loro caddero,
Nella sabbia ingiallita del nulla e ora giacciono, senza aver accettato nessuna delle circostanze. In quella stagione mi svegliai in mezzo al vespaio loro, quando non c'era tempo per l'ultima pace. Che era? Illusion. Like an amputated soldier, I'm returning to these silent provinces. I had left from swiftly, now my skeleton sinks, dimmed into delirium of heroes that had never existed. And I know tiny provinces have disappeared into the faded throat of insects, while people kept falling, without doubting at rising. Horrible was the blind storm of destiny, like a tired hand they fell on the yellow sand of nothingness and rested refusing everything from circumstances. In that season I had awoken up amid their misery when there was no more time for the ultimate peace. Ecco, adesso Nicole è arrivato, farà un omaggio al suo poeta preferito con il quale ha lavorato per tanti anni, che è Claudio Lolli. Adesso ha adottato me, però devo prendere uno più giovane. Ciao a tutti, buongiorno. Okay. Vai. Posso partire, Beppe? Sì, sì, subito, sì. Allora, estraggo un brano da un brano molto più lungo di Claudio Lolli, molto famoso, molto intenso, e poi suonerò la musica che suonavo insieme a lui quando lui questo brano lo cantava. E invece il sottofondo l'ho ricavato rubando letteralmente una registrazione della chitarra di Paolo Capodacqua, che è stato con noi, che è stato, diciamo, compagno di viaggio di Claudio per più di 20 anni. Comincio. Metto un piccolo sottofondo, lo faccio già partire. Sì. Vediamo se funziona tutto. E siamo noi a far ricca la terra. Noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso e grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo foreste, coltiviamo savane, le nostre braccia arrivano ogni giorno più lontane. Da noi vengono i tesori alla terra carpiti, con che poi tutti gli altri restano favoriti. Ma siamo noi a far bella la luna, con la nostra vita coperta di stracci e di sassi di vetro, quella vita che gli altri ci respingono indietro come un insulto, come un ragno nella stanza. Riprendiamola in mano, riprendiamola intera. Riprendiamoci la vita, la terra, la luna e l'abbondanza. Ma ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro, far l'amore e rotolarsi per terra.
sta arrivando. Ci vogliono gli applausi, ce li metteremo, dai, ci metteremo gli applausi. Dimenticavo che nel mio sogno c'è tornare in Albania, non solo per Era, per olive, per mucche. Allora, adesso c'è l'omaggio a Goliarda Sapienza, fatta da quella a cui devo molto, Alessandra Trevisan. Grazie alla sua giustizia nel mettere i pezzi insieme, parlatene voi, mi emoziona parlare di Goliarda, ancora tengo il suo scialle qua. Goliarda e Chiara, dov'è Chiara? Eccola là. Qua. Ecco. Chiara che ha imparato quasi tutto in pochissimi giorni di Zoom. E vedi anche... Era, che fai, traduci? Sì, Era dovrebbe fare la sintesi delle cose che diciamo, in modo che gli altri sappiano che stiamo parlando di un'autrice morta che ha grande successo in mezzo mondo adesso. Goliarda Sapienza è un'autrice che a me ha rubato il cuore e a cui Alessandra ha dedicato la sua tesi di dottorato e che a cui... Alessandra sta rendendo giustizia, quindi è bene che Alessandra parli di Goliarda in maniera più approfondita. Ecco, fra l'altro, lei sapendo l'inglese può farlo lei stessa, così la sintesi la fa. Essendo anche un'insegnante, è brava, quindi libera. Sì, fra poco mi danno anche una laurea in inglese. Allora, buongiorno a tutti, hello everyone. Il lavoro su Goliarda Sapienza è iniziato circa 10 anni fa, ripercorrendo un po' quella che sono state le sue pubblicazioni. E credo che in questa sede la possiamo ricordare per tante cose. Mi focalizzerei un po' sugli anni Ottanta, perché per il poco tempo magari che possiamo avere. Perché credo che siano gli anni più particolari, siano gli anni anche quelli, cioè, più particolari, quelli dell'incontro con Beppe Costa, con il nostro Beppe, che segnano un cambiamento magari dal famoso romanzo L'arte della gioia, che appunto l'ha resa celebre in tutto il mondo, soprattutto negli ultimi 10 anni, quando è stato tradotto in Francia, in Inghilterra, in Germania, prima in Spagna e in tantissimi altri paesi, addirittura in Israele di recente è arrivato, e in Romania. Ecco. E segnano un salto, perché lei aveva finito di scrivere questo romanzo alla fine degli anni 70 e poi per una questione di economica finisce in carcere nel 1980. Da lì escono due romanzi, uno è L'Università di Re Bibbia, che è pubblicato nel 1983, l'altro è Le certezze del dubbio, che appunto esce nel 1987 grazie a Beppe Costa, che se non sbaglio, come ci siamo raccontati diverse volte in privato e poi è finito anche nella tesi di dottorato, attraverso l'amicizia comune di Dario Bellezza, prima che dà impulso a questa collana Inediti Rari e Diversi all'interno della Pellicano Libri, e poi con l'appoggio di Adele Cambria, che era una grande amica di Goliarda, femminista, sapete, giornalista e no, tante altre cose. Sì, no. Sta cercando Beppe il libro. È stato portato all'attenzione appunto di Beppe questo romanzo, che poi è uscito nell'87. Insieme, in una stessa collana in cui escono anche altri autori importanti, Bellezza, che sarà ricordato più tardi, e Anna Maria Ortese, la stessa Adele Cambria e altri. La cosa che mi ha incuriosito di quegli anni lì è stato, diciamo, ricostruire un po'
cosa è successo attorno all'Università di Rebibbia, perché è curioso come un romanzo che quello precedente, cioè L'arte della gioia, ha rifiutato da tante case editrici, secondo quello che ci è stato ovviamente raccontato sinora. E poi è curioso come Goliarda Sapienza invece arrivi a pubblicare per Rizzoli nel 1983. E poi non è vero che era una donna, ce lo siamo dette con Chiara in privato, ma è questo che vorrei far passare, più che tanti dati, tanti dettagli. Non è vero che fosse una donna isolata dal suo contesto intellettuale, dalla Roma del suo tempo. Quindi è il sentire comune che ha avuto ovviamente degli alti e bassi di vita, ha avuto delle vicende editoriali complicate, ma negli anni Ottanta è stata sicuramente vicina ad alcune figure del femminismo italiano, milanese, romano, è stata vicina ad alcuni partiti politici, poi magari non se ne è fatto niente e, come dice, mi ha detto Beppe tante volte, la tiravano per la giacchetta di qua e di là, ma lei non voleva saperne. Però era nel mondo, ed era nel mondo anche quando scriveva L'arte della gioia. Quindi ho cercato di concentrare un po' la mia attenzione attorno alle vicende editoriali e critiche di quel periodo lì. Non ultimo, ma ve lo accenno solo, un gruppo di scrittura che è nato alla fine degli anni Ottanta e proseguito fino agli anni 90 con Elena Genini Bellotti, Adele Cambria ed altre figure. I can translate. Hello everyone. My PhD thesis, my work, in my work I studied Goliarda Sapienza on the authorial, critical and editorial side. And I think the 80s are a very important time because she finished to work on the art of joy, L'arte della gioia, before, between the 60s and the 70s. And then she changed everything when she was, I don't know how to say, but she was inside Rebibbia prison in 1980. And then, I would like to say that the 80s are important also because in the 80s she experiment a new type of writing with two novels about the time she spent in Rebibbia. And one is was edited by Beppe Costa and Adele Cambria in 1987, Le certezze del dubbio. And I think she was a great, great woman and a free woman. Freedom is her label, her label. But I would like to say also she refused all labels, and she was a very strong and difficult, I would say, writer to understand in time. Penso che di poter tradurre anche questo, cioè penso che sia una scrittrice che rifugge le etichette, ce lo siamo dette con Chiara privatamente, con Beppe tante volte, ma l'etichetta, se proprio vogliamo metterne una tra virgolette, può essere la libertà, perché lei è stata libera, è stata forte e libera nelle sue scelte, ecco. Non so se Chiara vuoi dire qualcosa tu, che l'hai letta a lungo e profondamente. No, io volevo chiedere a Beppe innanzitutto, poi, com'è stata la vicenda della pubblicazione delle certezze del dubbio, perché è la festa di Beppe, insomma, quindi Beppe ora ci racconta perché, certo, per come e come ha pubblicato le certezze del dubbio, perché questo parla dello straordinario impegno di Beppe per il riconoscimento delle, comunque sia della Bacchelli, per gli autori meno fortunati,
E quindi, beh, poi io aggiungerò una piccola cosa da lettrice, ma sempre poco rispetto a quello che potete dire voi. Beppe, dici la, come dire, la genesi delle certezze del dubbio. È abbastanza facile. Lei è di Catania come me. Io andavo al Mirone, pure lei andava al Mirone. Fra l'altro io con l'Arci lo organizzavo il Mirone, però non ce l'avevamo mai incontrati da questo punto di vista, anche perché forse amava i giovani soprattutto, e quindi io già ero abbastanza vecchio, come dire, ma sto scherzando. E, eravamo a casa di Adele scherzando, giocando, eccetera, eccetera. A un certo punto mi ha dato, stavano parlando delle certezze del dubbio, e Adele diceva che nessuno l'aveva potuto pubblicare. Tra l'altro, accenna una cosa, lei era inserita nella, ricordate le gazzantine, nelle prime gazzantine era inserita, ma quando abbiamo cominciato questa sorta di battaglia per fargli avere la legge Bacchelli, nell'edizione rinnovata, perché veniva pubblicato ogni anno, sparì completamente dalla gazzantina e sparì anche dalla letteratura italiana, dove già l'aveva messa Muschietta. Ma poi l'ho scoperto queste cose perché io, avendo pubblicato soltanto 3 libri, avevo inserito anche la Pellicano Libri in questa letteratura che cosa vede. Goliarda però non presentava il dramma che ne hanno fatto dopo. Il dramma semmai è nato e in me nasce con la sua morte. Io e Adele sospettiamo delle cose, però di questo non desidero parlare, desidero soltanto parlare del fatto che io ho preso questo libro, questo mattone, perché lei poi scriveva a penna su quadernoni enormi, su quaderni grandi, e poi Angelo ribatteva, no? Quindi la calligrafia era abbastanza leggibile, devo dire, a quell'epoca per me. Quindi ho cominciato a leggere, ho detto, oh, ma lo devo leggere così, non si può battere in macchina, a macchina. E poi non mi ricordo, sono passati 2 o 3 giorni, ci siamo rincontrati a casa di Adele Cambria, e ci ha dato questo libro in dattiloscritto. Allora non c'era la possibilità, i PDF, i file, queste cose non c'erano. Quindi io, man mano che leggevo le pagine, avevo un consigliere vicino che era mio figlio, che si commuoveva, Dante, che si è messo a piangere quando ha letto L'innocenza di Dario Bellezza. Cioè io, ora magari questa cosa l'ha persa con i libri crescendo, eccetera, ma allora che era abbastanza, aveva 15 o 16 anni più o meno, era il mio consigliere, l'unico consigliere, perché lui era appassionato di libri, come forse molti hanno notato. E la stessa sera decidemmo, telefonando, avevo pudore io con Goliarda, anche se era lei molto, molto estroversa, ci abbracciavamo, eravamo tutti e due siciliani, insomma. Poi ho cominciato, ancora la libreria non c'era, siamo nell'86 credo, e quindi speravamo in una situazione del genere che la legge Bacchelli fosse una cosa. Va detto che non c'è stata la Bacchelli, ma in tutta questa operazione c'entra moltissimo, lo devo riconoscere, Marta Mazzotti, perché gratuitamente, a spese sue, è venuta in Sicilia a presentarla e ha fatto un incontro con lei a quel teatro romano dove c'è il Bagaglino, ecco, al Bagaglino, e quindi dove sì, sono arrivate molte persone, devo dire, ma al buffet, e vendita dei libri è stata quasi zero, perché sto titolo, La certezza del dubbio, che è il mio credo, perché quando le persone sono sicure io dico, ma no, il dubbio, le persone. E poi abbiamo frequentato, è successo un episodio anche questo strano, poi si farà la sintesi, che i nostri 2 libri sono andati in ristampa, il mio secondo romanzo è andato in ristampa contemporaneamente a quello a quello di Goliardo, cioè si sono mischiati, un intero capitolo finì in legatoria e nelle certezze del dubbio. E lei, anziché rammaricarsi, si è divertita moltissimo, anche perché io ero e sono ancora un individuo divertente, anche se molti dicono di me burbero, così come dicono di Goliarda che era una persona triste. E una persona triste non lo era affatto, solamente anche lei, come Adele Cambria, andando da Costanzo,
ha parlato di me anziché parlare di sé, e che io l'avevo mandata là, avevo la possibilità, grazie a Barbara Alberti, che era la consigliera a quell'epoca. Però quando Costanzo gli ha chiesto la passerella, si è alzata, incazzata e se n'è andata. Stessa cosa che ha fatto delle Cambrie. Quindi, e poi, quando abbiamo aperto la libreria, stava sempre con noi altri. Quindi, se qualcuno dice, ma è tua mamma, è troppo giovane per essere mia mamma, aveva 2000 scialle messi addosso. E saliva sui banchi e ballava il tango, o il tango o altre cose, perché era esuberante. E poi ci raccontava di Kundera che la corteggiava, di quanti uomini le venivano appresso, ma lei dal punto di vista del corpo è come se non lo sentisse, un po' ci somigliamo, ecco, faccio una confessione, ecco perché le donne mi lasciano, forse perché non penso troppo al corpo, né al mio né a quello della mia eventuale compagna. Quindi donne, siete avvisate, potete avere la mano. Allora, questa era Goliarda, era questa, quello che ho detto io adesso, l'ultima frase, è proprio una frase che poteva essere di Goliarda. Avevo un amico psichiatra, ma era lui il matto, non so se Alessandra Trevisan e Claudio Kundera, che poi mi è toccato pubblicare anche le poesie, per aiutarla, forse anche economicamente, l'ha ospitata a Frascati, dove lui dirigeva il reparto di psichiatria, perché aveva tentato il suicidio, però insomma la storia è abbastanza lunga, per dire anch'io ho tentato il suicidio quando avevo 8 anni. E, voglio dire, queste cose possono succedere. Poi in effetti è diventata come se tutti la rifiutassero, ma non è di questo che c'è il piagnisteo, come succede a molti autori, mi hanno rifiutato. Non ero, era da una parte una delusione, visto che era già stata pubblicata Carzani, dall'altra parte era quasi una conquista. E ricordo una frase che mi disse Leo Ferré, ma non è meglio pochi ma buoni, non è questo, sarebbe, non so come dire in questo momento, quando hai troppi lettori vuol dire che non vale quasi niente. In effetti è così, perché i libri più popolari in Francia, faccio una piccola parentesi, in Francia c'era un poeta che aveva scritto Toi et moi, era il più venduto di tutti, non mi ricordo se si chiama, c'era Reverdy che scriveva delle bellissime poesie, c'era Prevé, c'era Rodin, ma quello che vendeva di tutti era questo che aveva scritto questo libro Toi et moi, che era soli ce ne andiamo tenendoci per mano, cuore, 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 ci diciamo solo amore. Insomma, queste boiate qua. Quindi succedeva questo. Quindi da un certo punto di vista Goliarda era quasi contenta che venisse rifiutata. Cioè non c'era questo, non ricordo che ci fosse questo lamento. Perché se ci fosse stato questo lamento, L'arte della gioia l'avremmo pubblicato. Ma lei non si sentiva pronta. L'arte della gioia esce per merito di Angelo Pellegrino, che probabilmente, diciamo che l'ha sistemato in alcuni punti, o l'ha variato. Se fate una sintesi breve, perché, ma proprio brevissima. Yes. Ho parlato troppo. Beppe said that when he published the book in 1987, Le certezze del dubbio, by Pellicano Libri, he had a written draft by Adele Cambria and Goliarda. They were at home and they spoke about the book and they decided to publish it sooner. So in that time, he said that Goliarda was happy, a happy person, and not, she didn't had problems of mental health in deep, and she was a person who stayed a lot in the bookshop in Rome that Beppe opened in that time, and he helped her a lot to work on her things at that time, and he's saying that she was happy about, how to say, about not having the great success she received today, because she was
she was sure about her work, and she thought also Beppe thought is agree with this. She thought that if you have a lot of readers, yeah, if you have a great audience, you're not a good poet, you're not a good writer. Ok. Io volevo aggiungere soltanto una cosa. Leggere Goliarda Sapienza è, per favore Ale, poi lo dici, sono due. Leggere Goliarda Sapienza per me è stata un'esperienza di conoscenza molto profonda che mi ha portato a conoscere Beppe, mi ha portato a conoscere tantissime persone, Alessandra, e soprattutto a scoprire un modo diverso di essere donna in maniera più libera e più indipendente. Goliard ha scritto poesie, pièce teatrali, sceneggiature, pamphlet sui bar, dove incidentalmente si parla della psicologia di chi uccide e della vertigine che si ha nel parlare con le persone che conosciamo un momento a cui riveliamo la nostra verità proprio perché le conosciamo per un momento solo. Io spero che voi la iniziate a conoscere se non la conosciete e la amiate quanto me. Adesso Ale legge delle poesie e io leggerò una lettera che lei scrive alla sua compagna di prigionia. Okay. Chiara said that I don't know if everyone knows Goliarda Sapienza. Non so se tutti conoscono Goliarda Sapienza. Vi invitiamo a leggerla. Chiara said that she met Goliarda as a writer and she is a reader offshore. She understood that Goliarda taught her how to be a different woman, more independent, more free. Is it correct, Chiara? Yes. And she's inviting us to read Goliarda and to meet Beppe also in the context and inside her work, because as Beppe said, they are very familiar together. They are close together. And so that's why we are here today to spend some time together in poetry and talking about Goliarda Sapienza and other poets and writers. Allora, io vi leggo, non ricordavo più di aver tradotto, tra virgolette, un paio di poesie di Goliarda Sapienza, è una baraonda a questo periodo, quindi capite che cioè, ogni tanto mi sfugge qualche pezzo. Comunque, ho un paio di poesie da Ancestrale, che è stato pubblicato nel 2013 dalla Vita Felice, e ve le leggo in italiano e in inglese, così tutti capiranno. I'm reading two poems by Goliarda Sapienza. She wrote them in the 50s or the 60s, and I have the Italian version, her version, and my translation in English, and then Goliarda, and then Chiara is reading a letter by Goliarda, a recent published letter in Italian. Voglio ricordare, ma ho paura di smarrire nel nero dei capelli di un sonno prolungato qualche accento della tua voce di ieri. Ho paura di svegliarmi col sole che scantona dietro l'angolo buio della casa. I want to remember, but I'm scared to lose amidst the dark air of an extended sleep some accents of your yesterday's voice. I'm scared to wake up with the sun that ducks round the dark corner of the house. La seconda poesia invece è questa. Non sapevo che il buio non è nero, che il giorno non è bianco, che la luce acceca e il fermarsi a correre ancora di più. I didn't know that dark isn't black, that the day isn't white, that light blinds. And standing still is to run again
and even more. Chiara, prego. Questa è, puoi tradurre un attimo? Questa è una lettera a Renata Bruschi, che è la sua compagna di cella a Rebibbia, a cui lei dedica le certezze del dubbio e che, con cui poi lei ha un rapporto d'amicizia abbastanza stretto fra un arresto e l'altro della Renata Bruschi. Chiara is reading a letter addressed to Renata Bruschi, who is Goliarda's companion at Rebibbia prison, and she had a very close relationship with her, and Chiara is saying that Goliarda dedicated her book Le certezze del dubbio, published by Beppe Costa, Pelicano Libri, to Renata Bruschi. Renata cara, ho ricevuto la tua lettera del 17 e la cartolina. Hai perfettamente ragione. È soprattutto l'ambiente che mi circonda a soffocarmi. Ma dovrei dire che mi soffocava, perché il mio atto, per loro rubare, per me di protesta, ha spazzato via dentro di me tutti loro, e adesso, grazie anche a voi, ricomincerò da sola e senza più legami affettivi, suggestioni di un passato già morto che non voleva morire dentro di me. Ricordi? Quanto all'operaio, da almeno 20 anni la penso come te, ed è per questo che ho scritto L'arte della gioia. E Modesta, la mia protagonista, per qualcuno che la pensa come te e me. E sono proprio loro, i compagni, che non vogliono che il mio libro esca. Figurati gli altri. Mi manchi molto, Goliarda. Bellissima, bellissima. Grazie, Chiara. Io ho fatto una traduzione in inglese molto letterale, se volete la leggo. Sì, sì. Sì, sì. Ok. Dear Renata, I've got your letter from the 17 and your postcard. You are totally right. It's above all the environment in which I am in that cuts my hair off. But it would be better to say that choked me in the past, because my action, robbery for them, reaction for me, blown them all away inside of me. And now, thanking you all, I will start again alone with emotional ties and suggestion from a past already dead that didn't want to die in my mind. Memories. About the operaio, I agree with you from several years. That's why I wrote the Arte della Gioia and Modesta, my main character, for someone who think in the same way you do. The fact is that all of them, the companions, don't want to publish the book. So you can imagine how the other peoples can help us. Missing you too much, Goliarda. Grazie ragazze, veramente splendido questo intervento, brave. Allora, gli amici italiani, in vita, ma anche in Francia, si trova L'arte della gioia. Agli amici, non so se si vede, aspetta, perché io sono L'arte della gioia. Non okay, you can find her book in France and also in Italy. Grazie. E agli amici italiani invito a leggere, perché ci sono anch'io qua dentro, quindi lo faccio anche, invito a leggere, però rivolgetevi a Pellicano Libri, a me stesso, perché è un saggio che si legge come una bella avventura, possiamo chiamarla così, Alessandra, come un libro d'avventura, perché è un'avventura. Grazie. Tua che hai rivissuto, è veramente molto bello, che hai rivissuto la vita di Goliarda, inserendo anche la nostra. Quindi potete rivolgervi a me oppure alla libreria, cioè, sia su Facebook che su
vi verrà spedito e vi verrà dato anche in omaggio, visto che dobbiamo fare la spedizione. Non vi dico cosa vi diamo in omaggio, ok? Allora, grazie. Adesso è il turno di Marino Santa Lucia, che uno quando dice Santa Lucia pare che, insomma, dove c'è Marino? Sì, Marino. Eccomi qua, mi vedi? Mi senti? Bellissimo. Allora, l'omaggio a Dario lo farai dopo, vediamo il tempo. Okay. Adesso tu leggi le tre poesie. Poi ascolta. Vorrei chiederti una cosa per quanto riguarda l'omaggio a Dario. Vorrei che lo introducessi tu e lo presentassi tu, perché altrimenti io dovrei leggere qualcosa sui libri. Molto breve però, perché le altre puntate sono più brevi del previsto, quindi la facciamo più lunga. Ah, abbiamo il libraio qua. Vuoi mandare un saluto, per favore? È normale, tanto poi... Ecco, Dante vi abbraccia, vi saluta. Ciao Dante! Ciao Dante! Buongiorno! Buongiorno Dante! Buongiorno, ciao! È molto bello che, come nei circhi, il padre e il figlio proseguono l'attività. Adesso ci abbiamo anche nipote. Ti do un grande abbraccio, spero prima o dopo di poterlo riabbracciare. E quindi andiamo a Marino Santa Lucia, dicevo, che leggerà le tre poesie in italiano, e poi la prima la leggo io, anche perché non era non l'avevo pensato, però la prima, no, la leggo io, scusami, le tre poesie in italiano, e poi c'è alla pagina, poi vi dico la pagina, la leggerà Agnese, ok? Tanto Santa Lucia sta a pagina 72, la prima, No, 123, non mi sbaglio. Grazie. L'autore, sì, 122 in inglese, e poi leggerà Agnese la 122, no Agnese, scusa, era in inglese. Ok, mi sono confuso. Quando viene non importa, Beppe. C'ho un atto d'amore quando viene mio figlio che non lo posso abbracciare, quindi ok. Di là c'è il mio assistente. Grazie, Brino, vai. Allora, Beppe, io leggerò prima quella, prima poesia, poi aspetto la traduzione e poi leggerò l'altra, giusto? Perfetto, grazie. Ok. Folle verità. Questa poesia io la scrissi dedicandola alla poetessa Pozzi. Folle verità. La folle verità nel ber morir, avendo vissuto le nostre febbri, grani d'ambra che urtano raggi di sole. Sono gemme prive di forme improvvise, come lacrime legate ai polsi, lievi, senza urto, nell'attesa del sorriso che veste il mio respiro, dentro labbra dove il sangue, a cascata, si incurva nel canto. Era Crazy Truth. The crazy truth in the sweet passing, having lived our fever. Amber grains that hit the sun rays, gems lacking sudden shapes, like tears tied to the wrist, delicate, without impact, waiting for the smile that presses breath inside lips where blood, skating in, bends in the singing. Benissimo, grazie. Marino, vai con le altre due. Così pura. Così pura che quasi non ti sento schiarire il passo mentre mi raggiungi nel sonno alto. Cade gentile sulla mia anima il velo che porti di notte per mondare l'infinito. Domani il nostro destino tremerà come ali di vespa per un nuovo volo. So pure that I almost can hear you, lightening the steps while you reach me in the deepest sleep, the veil that you wear at night gently folds on my soul in order to cleanse the infinite. Tomorrow, our destiny will tremble like wolf's wings for a new flight.
Vai Marino. Voli di farfalle. Non v'è più niente di quello che desidero. E viene facile, senza pensarci troppo, scivolare tra i voli di farfalle. Leggero il soffio, come il vento. Non so che giorno sia oggi, che sento il sole sulle mie labbra. E non ha fine la notte per la poesia, lasciata a beccheggiare come foglie sul fiume. Era? Butterflies flocks. There is nothing left of what I desire, and it comes easy without too much thinking. Slippering among the butterflies flock, light in the breath like the wind. I don't know what day today is, that I feel the sun on my lips, and the night for poetry has no end, left bickering like leaves on the river. Grazie Marino. Adesso Luan Rama, che gli altri giorni non è potuto stare con noi, che leggerà due poesie, Elegia per le bambole, che poi leggerà subito dopo Marcello, e Baba Mondi ascolta Mozart. Abbiamo dei gusti molto in comune con Luan. Sarà grazie Beppe. Grazie. Primo saluti a tutti i poeti che hanno partecipato in questa giornata mondiale della poesia. Io avevo preparato la poesia Madre Teresa, ma devo leggere prima Elegia per le bambole del mare Egeo. D'accordo. Devo leggere in albanese o in italiano? Ah, vuoi leggere anche in italiano? È la cosa. In albanese sarebbe bello che tu la leggessi in inglese anche, soprattutto. Perché non abbiamo molto tempo di... No, ce l'abbiamo. Eccola. Dunque, elegia per le bambole del mar Egeo. Per le bambole... Mai è stata scritta una elegia, elegia di lutto per i loro sogni. Ma nel coste di Egeo oggi è troppo poco intonare un'elegia per loro, per i loro occhi spenti nella immane disgrazia e usate e abbattute da temporali, fulmini e tempeste, per le bocche taciute dei fili inghiottiti dal mare, fuggiti della guerra e dal terrore del mondo. Solo le piccole scarpe sono rimaste e i fazzoletti delle madri persi chissà dove. E questo bambole senza nome, senza gambe e mani, senza le loro camicie ricamate e occhi che non possono più raccontare niente dai loro viaggi infernali. Spietate sono state gettate fin qui alle coste dell'Egeo. Per le bambole mai hanno scritto elegie, dice la risacca. Mai, dice il vento che furioso picchia la ruppe. Il vento con un urlo alla gola, come in un pianto omerico, fa eco. Questa è l'elegia per le scarpe che domani non saranno indossate, l'elegia per i bambini che non sogneranno più, per i loro occhi spenti in un mondo di meraviglie plumbeo nel mar morto dell'umanismo. Allora pregherei Era a pagina 118 di leggerla in inglese per rispetto delle persone che non sanno l'italiano. Poi Juan ti prepari la seconda. Sì. Elegy for Aegean sea dolls. For dolls an elegy has never been written.
an elegy mourning with their dreams, but today on the Aegean coast, an elegy alone. Too little seems to be, for their faint eyes in the great calamity, burnt and thrown by the thunderstorms and lightning, for the silent mounds of children left at sea, fleeing the war and the horror of the world. There's nothing but their small shoes left, the scarves of the lost mothers, who knows where, and these nameless dolls without hands and feet, without their burnt shirts, and eyes that no longer can speak of anything from their hell journey, dolls washed out on the Aegean coast. For those elegies have never been written, says the foamy wave, never repeats the wind that hits the rocks, the wind that weeps with its Homeric tears. This is the elegy of the shoes that will not walk tomorrow, the elegy of children who can no longer dream, the elegy of their extinguished eyes in the world of bullet-like wonders in the sea of the dead humanism. E la seconda, l'ho scritto per Baba Mondi, è il superiore dei Bektashi del mondo, si trova a Tirana. Un giorno lui è venuto qui a Parigi in un'attività culturale e io ho scritto questa poesia per lei. Baba Mondi ascolta Mozart. Baba Mondi ascolta Mozart, non nel Teche Maggiore di Tirana, ma nel Teatro Palace, nel cuore di Parigi, dove un ballerino albanese danza sul palco. L'angelo è sceso, dice Baba Mondi, mormorando le preghiere dei suoi corifei. L'angelo apre le braccia e si libera nell'aria. Bad de, e la barba di Bektashi trema da questa colomba di pace. Sembra che Mozart sia tornato nel mondo dei vivi, con il suo vestito verde e il bastone magico. Un ballerino, un Mozart, e la danza senza fine del dervisci, che gira volteggiando senza posa qui a Parigi, tra le preghiere di tutto il mondo per cantare all'amore, come a Gibektash Veli. Baba Mondi chiude gli occhi, mai più guerre, morti e bombe, poiché siamo spirito del spirito e progenie dello stesso amore. Nell'oscurità divina, al derviscio sembra di ballare con l'angelo, in un'ebbrezza senza fine, non più nel palazzo, ma sotto la cupola ascesa del cielo, sopra il corpo della terra bruciata in un requiem di Mozart. Grazie Luan. Allora, era, se puoi leggere, pagina 120. Baba Mondi listens to Mozart. Baba Mondi listens to Mozart, not in the Tirana Grand Teche, but at the palace in the heart of Paris, where an Albanian dancer performs on stage. The angel has descended on earth, says Baba, murmuring the prayers of his coryphee. The angel opens his arms and jumps in the air, one of a kind. Baba's beard shivers of this dove of peace, and it seems to him that Mozart is back in the world of the living, dressed in green with his magic wand. An angel dancer, a Mozart, and the infinite dance of the dervish, whom pirouettes constantly hear in Paris amidst the prayers of the old world. To sing to love like Bektash Veli, Baba Mondi closes his eyes. Never again war and bombs. We are all the breath and the children of the same love. He murmurs in the divine darkness where the world turns, imagining himself dancing with his angel in an endless darkness, not at the palace, but under the lightened
the sky, on the burning trunk of the earth, Mozart's Requiem. Non vedo Tendo, Tendo Tallinn, lo vedete? Per caso? Non vedo neanche Nicola. Allora, Luan, vuoi leggere? Tendo, please. Come? È ancora in video, magari si è alzato un attimo. Ah, va bene, va bene. Allora, Luan, vuoi leggere, anche perché tu non ci sei stato, invece poi diciamo, chiediamo attento, poi lo diciamo dopo. Luan, allora, Madre Teresa. Sì, grazie. Grazie a te. L'ho dedicato questa poesia per Madre Teresa, Santa Teresa, Madre Teresa, perché io l'ho incontrato durante il suo primo viaggio a Tirana, in Albania, alla fine del totalitarismo. C'era 89. E questa è la poesia. Madre Teresa, c'era fame. Sì, madre, tu avevi fame, grande fame d'amore. Era il tuo silenzio grido nel lunga notte del Calvario, il grido d'un senso nascosto e il desiderio di un letto, ma tu ormai ti eri data. Eri la sposa di Gesù che stava sul tuo capo con la corona di spine e ogni notte una goccia di sangue ti cadeva sulla fronte, sangue sulle tue bianche lenzuola e gioivi. Gesù mi amava, dicevi, amare non solo me, ma anche il prossimo, i più poveri dei poveri, quelli che ti somigliano, amali anche quando sono in agonia, fino all'ultimo respiro, con abnegazione, farfalla grigia del cielo. Tanto li amasti, tu, farfalla, di ali pietose dell'etere. Hai girato le spalle a tuoi piaceri di questo mondo. Nella braccia della statua del Vergine avevi scritto, oh fame, là, nella casa del cuore puro, là dove nelle tue braccia moriva il bambino abbandonato di Calcutta, dove una nuova ferita si apriva nel tuo cuore, mentre il tuo corpo pieno di piaghe vagava nell'infinita notte di Titagar. Le tue ferite versavano luce nelle strade sepolcrali, rossa di rosso, acceso da mille brillanti petali e caligat. Sì, Gonge, tu avevi fame, poiché davi tanto amore agli altri, a quelli che erano più affamati di te, che il mattino dopo morivano insieme a te. Oh, 100.000 morti insieme. Le donne brahmani pregavano la divinità Kali, pregavano anche per te, sorella di Bengali, Madre Teresa con gli occhi per il mondo dei ciechi. Il tuo sari blu appariva nella strada come bandiera di speranza e manto d'amore. Noi siamo soli, dicevano i lebrosi. La nostra madre sta arrivando così, passi di sole. Così ti aveva insegnato la tua Dranya da bambino. Fai un bene, come si getta un sasso nel mare. E tu hai riempito il mare con tuoi sassi caldi. Tu, nostra madre morta, che sali sull'altare dei poeti nei cieli degli amori di un mondo orfano. Peppe, lo devo leggere in inglese o no? Non ti sento. Sì, la devi leggere in inglese perché Luan c'è solo oggi, c'è solo stato solo oggi. Quindi facciamo leggere anche in inglese. Mother Teresa was angry. Yes, mother, you were angry. Suffering the great anger of love. It was your silent cry, the calvary of the long night, your tears for the chest, and the desire for a warm bed. But you were a promised bride, your husband Jesus, resting upon your head like a crown of thorns.
every night a drop of blood fell on your forehead, blood on your white sheet. And you rejoiced, Jesus loves me, you'd say. Jesus tells me to love others, the poorest of the poor, the ones like you. Love them even in their agony, to the last breath, and deny yourself, your gray butterfly of heaven. And you love them dearly, you said, butterfly of heaven, denying yourself all dreams of this world. Beside the virtue statue, I'm hungry, you wrote, there in the house of the kind heart, where the abandoned Calcutta baby died in your arms, where wound after wound put open in your heart, and you wanted but you wandered through the never-ending night of the Titagras, the gloomy streets, torn from your leaking wounds, scarlet color roses with a thousand petals in Kaligat. Yes, Gonja, you were hungry because you gave others all your love. Those who were younger than you, dying the next day at dawn with you. Oh, 100,000 deaths together. The Brahmin women prayed for the Kali deity. They also pray for you, sister of Bengal, Mother Teresa, with eyes only for the world of the blind. Your blue sari appeared on the street like a flag of hope and a love bed. We are not alone, said the lovers. Our mother is coming, walking on the footsteps of the sun, told by your Dranya as a child. Do a good deed, as if throwing a stone into the sea, and you fill the sea with your stones of love. You, our passing mother, climbing the altar of the poets, through skies of love of an offered word. Grazie, Era. Allora, dovresti dire a Bendo, che c'è stato anche gli altri giorni, che lui oggi legge solo Toam Guardian God. Scusate come l'ho letto. Poi se c'è tempo ne leggerà un'altra, però deve leggere questa nella sua lingua, che poi leggerà Marcello. Toam Guardian God. Ok. Tendo? Yeah. Ok. I think that okay. You understood what... Okay. We're going to read this poem and then Marcello is going to read it in Italian. Yeah. Dogonzoku no kami ammae tsukinukeru de arou ka kono seiten wo kodai no sora ni wa nari ga utsushidasare nari ga miete ita no ka koko no kyōrou tachi no shizunda hitomi wa 無言のまま断崖の上から何を見続けてきたのか。カメルーンの詩人に促され、この広場の中央にいざなわれる時、シリウス星雲から届いた透明の招待状、振り向けば遥か遠く地上に家々うごめく人々が米粒のごときに見え、目の前に座った数人の長老たちを中心に数十人の村人たちが取り囲む。ここはアフリカマリ共和国サンガ地方バンジャガラ断崖の上に住むドゴン族。 ローマからの支援の手から火の杖を借り膝を折り石板を三度打ち血を這う杭場から。 始める。ここはあの夢にまで見たドゴン、アルセール・グリオンの青い狐で知り得た古代ドゴンの世界。今もこの地のどっからか遥かしい星雲に
何か伝えることができるのか。東洋からの死因は声を、ただ声を打ち込み続け、しわぶき一つしない長老たちに向かって、この時とばかりに彼らの背後の神、アンモに向かって語り始めると、一陣の冷たい風が頬に吹きつけられ、ここはどこと振り返る間もなく、ひっきまりと、ひっきまりと、ひっきまりと、と、三度交渉せり、三年後、セネガル・ダカール空港に出迎えてくれたモローリーの詩人が、微笑みながら、ドゴンの長老たちは、天道の声を完璧に理解したと教えてくれた。そこは、遥か遠く、言葉を自由に交わしたバベルの塔以前からの神話が息づく世界だった。Marcello, ci sei, Marcello? Eccomi, scusatemi, stavo mettendo il microfono. Sì, allora devi leggere Toam Guardian Good. Adamma, Dio guardiano della gente di Dogon. Mi chiedo se si può aprire un varco in questo cielo azzurro e limpido. Che cosa mai stava splendendo nell'antico firmamento? Cosa doveva essere vista? Qui, gli occhi sommersi degli antenati, senza parole, come sempre, dalla sommità della scogliera, vedono qualcosa che sembra essere sopravvissuto, incoraggiato dai poeti camerunensi, quando fui invitato al centro di questo spazio aperto, un chiaro invito dal sistema stellare siriano. Girando attorno, lontano nella distanza, le case e la gente possono essere visti come grani di riso, prima gli occhi. Gli antenati siedono nel centro di alcune tribù che li circondano. Questa è l'Africa, la Repubblica di Mali, la regione Sanga, Bandiagara, in cima alla scarpata dove la gente di Dogon vive, recando strofe di legno da poeti che giungono da Roma con ginocchia legate, tre volte percuotono la lastra di pietra dal basso, come strisciando sulla terra, le loro voci iniziano a risuonare. Il mondo antico di Dogon ha imparato a conoscerlo in Pallida Volpe di Marcel Griol. Questa è la gente di Dogon che avevo sognato di vedere. Persino ora, da qualche parte su questa terra, può darsi qualcosa essere ancora tramandato riguardo il sistema stellare di Sirius. La voce di un poeta asiatico, chi? La sua voce continua a risuonare senza schiarirsi la gola, si gira verso gli antenati. Ammirando il loro dio, guardiamo guardiano, Amma, una raffica di vento fresco accarezza le sue guance. Dov'è? Lui si gira attorno e subito invoca: grande spirito,
grande spirito, tre volte offrendo la sua voce. Tre anni più tardi, un poeta Moroni che lo vide all'aeroporto di Dakar, con un sorriso gentile gli raccontò. A quel tempo gli antenati di Dogon perfettamente compresero ciò che avevi detto. Era un mondo in cui ciascuno poteva conversare con parole divine, quando i linguaggi delle terre lontane potevano essere compresi con facilità, come prima dell'era della Torre di Babele. Perfetto. Adesso, seguendo la scaletta, è Rosana Crispin da Costa che leggerà sia in brasiliano che in italiano. Salve a tutti. Allora, leggerò prima in italiano questa poesia che si chiama Canzone. Una mattina senza sogni mi sono alzata nuda, vestita solo di bressa. Sono andata a visitare il giardino che avevo dimenticato. Aveva fiori che hanno resistito al mio abbandono. Ho soccorso rose impoverite, annaffiando con il mio riposo. Ho visto riflesso nel lago la donna che non era più una bambina. Le nuvole si sono unite nascondendo le stelle. Triste o allegra sono rinata. Mentre tornavo a casa sentivo accordi armoniosi. Ho abbracciato il mio desiderio vicino al cammino e ho cucito i miei tagli ricordando i miei amori. Alla fine dei ramendi ha soffiato un vento feroce. In quella notte sono diventata una canzone. Questo in portoghese, canção. Uma manhã sem sonhos, levantei nua, vestida somente de brisa. Visitei o jardim que eu tinha esquecido. Encontrei flores que resistiram à minha ausência. Socorri rosas empobrecidas, regando o meu repouso. Vi refletida no lago a mulher que não era mais uma criança. As nuvens se uniram, escondendo estrelas. Triste ou alegre, renasci. Enquanto voltava a casa, ouvi acordes harmoniosos. Confortei o meu desejo perto da lareira e costurei os meus cortes, lembrando os meus amores. Afinal, dos últimos pontos, soprou um vento feroz. Naquela noite, eu virei uma canção. Obrigada. Benissimo. Allora, adesso c'è Nicolò che leggerà due poesie. Per errore ho fatto io, ho scritto che poi legge Marcello, invece legge Agnese. Nicolò? Sì. Ho visto se mi apparirai, e ho visto mezzanotte. Grazie, io sto leggendo in italiano, se mi apparirai. Ah! Voglio leggere. Allora io scommetto che fra pochi mesi anche Tendo la leggerà in italiano, e anche se mi sto diffondo l'italiano. Bravo, bravissimo, bene. Se mi apparirai come il domani, diventerò presente per seguirti dietro. Ti vedo da lontano e ti confondo tra raggi fino al crepuscolo sfortunato. Alla mia penombra sei un specchio arrossato sul buio che annerisce e ti brucia. Lo capisco. Ancora ti confondo tra i raggi
che vengono da un altro sole. Bene, però cambiamo anche il programma, nel senso che 80, pagina 86 era, tocca a te, in inglese. If you will appear to me, if you will appear to me like tomorrow, I will become the present that follows in your steps. I see you far and miss you among the rays. Until the unlucky twilight, in my twilight, you are a beautiful mirror. In the darkness that blackens and burns, I still see you in the middle of the rays that come from another sun. Nicole, in italiano. Italiano ancora. Ho visto a mezzanotte, e ormai. Ho visto a mezzanotte. Ho visto a mezzanotte il cielo mistico sulla terra sdraiato. Su essa le stelle si ubriacavano di respiro, andavano e venivano su un segreto. Migliaia di farfalle riempavano di colori uno spazio vuoto. Ho sceso sette scale sotto sette ombre di cieli dove le nuvole si sbriavano. Alla riva, come le onde, ho pestato con i piedi la mia ombra ostaggio. Appena mi si avvicini, lo pestai senza dolore. Benissimo, ti faremo tradurre dei testi. Era? I have seen in the midnight. I have seen in the midnight the mystic sky on the ground laying. Above it, the stars got drunk with air, go and come on something hidden. And thousands of butterflies completed the colors on empty space. I have come down seven stairs under seven sky shadows, where clouds crashed in the seashore like waves. I have walked over on my own shadow, just when it came near me, crashed it without any hurt. Allora, grazie Nicole, che è stato sempre presente. Adesso c'è il desiderio di Valbona, che ti ha assunto come attrice, era. Quindi desidera che legga tu in italiano, credo. Vero Valbona? Credo in inglese, non credo. In inglese l'abbiamo fatto per tutti, quindi non era un'eccezione. Allora, ah, ok. Leggi in italiano l'universo, perché devi rispettare la scaletta, l'universo. Ok? E poi lei la legge in inglese. L'universo. Quanto mi ama l'universo. Così voglio essere amore. Enigma inspiegabile, scontro, impatto, collisione. Campo gravitazionale intenso di bianco e nero. Arcana regione dell'infinito, dove viaggio come un'aliena verso il mio pianeta inesplorato. Sconosciuta luce irraggiungibile nascosta tra farfalle che fiori considerano solo le mani. Non sai quanto ama l'universo, amore, il mio pianeta mai scoperto. E se da lì, di notte, una farfalla nera verrà e si poserà sulla tua mano, stringila nel pugno come un vizio che si ammazza senza funerali. Arriverà la seconda, la versa, mentre sonora la bianca portavoce di fortuna per l'altra mano, la destra, si poserà come riflessione mai pensata, come una grazia mai richiesta,
come l'immagine dell'ignoto. È un eco dell'universo che tocca, un campanello che squilla senza mai smettere. È il suo ordine. Era. The universe. How much the universe loves me, so I want to be love. Inexplicable riddle, clash, impact, collision, gravitational field, intense black and white, arcane region of infinity, where I travel like an alien, my planet, unexplored, unknown light, attainable, hidden among butterflies, flowers that only concentrate on the hands. You don't know how much loves the universe, love that my planet never discovered. And if from there at night, a black butterfly will come and will rest on your hand, clench it in your fist like a vice that kills itself without funeral. The second will come the adverse, while sonorous the white, lucky spokesman for the other hand, the right, will settle as a reflection never thought of, as grace never requested, as an image of the unknown. It is an echo of the universe that touches, a ringing bell that rings without ever stopping. It's his order. Leggo la seconda. Sì. Padrone di schiavitù. Schiavo di tutte le catene. Da schiavo sei diventato padrone. La tua frustrazione è diventata la tua frusta. E hai iniziato a picchiare forte l'indomabile schiena dei canti, quelli liberi della schiava evasa, che pensavi d'aver piantata nei versi delle tue piantagioni, dove la notte alle mani sovrane offriva dei dolci canti di voce sommessa. Con mani sovrane piene di canti evase la schiava con lieve voce di cera illuminante, gocce di stelle colavano sulle sue tracce. Vi ritiro senza catene, padrone, è diventato il suo verso che, nelle sue piantagioni diversi, abbandonò il padrone da mani incatenate dalla sua stessa frusta, ancora alla ricerca delle stesse catene. Era. Slave master, slave of all chains, from slave you became a master. Your frustration has become yours, weep and you started to beat hard. The indomitable back of the songs, the free ones in the escaped slave that you thought you planted in the verses of your plantations, where the night to those serene hands offered sweet songs of soft voice. With serene hands full of songs, escaped the slave with slight voice of illuminating wax, drops of stars dripped on its tracks. Truthfully, without chains, master has become his verse that he in his plantations of verses he abandoned. The master from chained hands, from your own whip again, looking from the same chains. Grazie. 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 Allora, adesso abbiamo Marco 5, che legge quello che vuole, la pagina Pereira in inglese e la 40, inizia alla 40, quindi vediamo cosa sceglie Marco 5. Sono? Fratellino, sì, anzi, fratellone. Eccoci, eccoci. Allora saluto tutti quanti,
leggerò due testi, uno coniugando il verbo aprire, anche perché oggi diciamo siamo in un mondo che è pieno di muri, costruiamo muri sia dentro che fuori di noi, e allora bisogna cominciare ad aprire invece di chiudere. E poi il secondo testo si intitola Scusate. Coniugando il verbo aprire. Aprite le porte. Aprite le finestre. Aprite le frontiere. Poi tutte le prigioni. Aprite la mente e il cuore. Aprite quel che c'è da aprire. Ogni strada, ogni piazza, aprite. Aprite gli occhi, guardate. Se non aprite, non siete. Ad ogni bellezza, aprite. Lo scrigno della tristezza, aprite. Lasciate vivere il fiore, il profumo dei sensi, aprite. Aprite alla rabbia più feroce, lasciatela salire. Il cielo ne avrà cura. Il suo abbraccio azzurro ne ridarà il sorriso. Aprite al colore che avete smesso, alla memoria dimenticata, al mare che tornerà onda e smetterà di essere tomba. Aprite i muri sulla terra. Lei è un volto senza confine. Fate salire il suo canto, aprite le braccia, le mani, le labbra. Aprite la pace seppellita. Aprite alla carezza e al sogno. Aprite, aprite, aprite. Grazie, grazie. Era in inglese. Conjugating the verb to open. Open the doors, open the windows, open the borders, then all the prisons. Open the mind and the heart, open what's left to open. Open each road, each square, open your eyes, look. If you don't open, you are not to all beauty open, a casket of sadness. Open, let the flower leave, the scent of the sands. Open to the fierce rage. Let it climb. The sky will take care of it. Its azure embrace shall restore its smile. Open to the color you have stopped wearing. To open memory, to the sea that shall turn wave and stop being a grave. Open the walls of the earth. She is a boundless face. Let it change. Climb, open your arms, hands, open to buried peace, open to caresses, and to dream, open. Allora, adesso pregherei Ucco di dire qualche parola su Naim, pochissime, e magari di leggere, però io non so se lui c'ha il libro, se siete a casa insieme. No. Ah, tu non stai... Bella, lavoro, bella. Non so se tu c'hai il libro. Se non hai il libro e non può quindi leggere una poesia di Naim, però può darsi che ce l'abbia. Forse lui ha trovato una poesia che ha tradotto lui, glielo devo chiedere. Sì, nel frattempo glielo chiedi e io introduco, perché magari lui c'ha il libro che ha tradotto in albanese di Naim, e quindi come non lo sappiamo. Io, anziché parlare di Naim, perché altrimenti mi commuovo, così come sarà per Francesco. Anche per papà. Preferisco leggere una poesia che ho dedicata a Naim e una che ho dedicata. Posso spiegare a papà o dopo? Sì, nel frattempo. No, gli spiego a papà, così la cerca nel frattempo. Ok, va. Una poesia di Naim. Lasser spak fjall per Naim in anglisht. Dhe gjej një poezi të Naimit, nëse e ke gjetur,
do ta lexosh në anglisht dhe shqip. Mirë? Kur të pasi të mbaroj Pepe, ta hapësh mikrofonin dhe do ta bësh këtë gjë. Okay. Okay. Allora, leggo questa poesia dedicata a Naim. Non passa il tempo del dolore, rimane fitto, si acuisce la notte nel pensarti, amico mio. Nessuno dei due conosceva la lingua dell'altro, ma la poesia scorreva fra le mani, gli occhi e la memoria. Ogni frase veniva compresa, così che l'arabo mi appariva facile. E a te, l'italiano, ancora di più. Nessuna meraviglia se dell'Italia sapeva molto più di noi. La storia, la religione e quella che era la letteratura. Amiamo la letteratura, scrivevi, ripetendolo all'infinito. Riscrivevi brani di Giuseppe Savio nelle due lingue affinché anche il nemico potesse capire, erebo, ebreo o arabo che fosse. Ma andartene così, la tua forza non bastava e maligno non era solo il male, troppi nemici stavano appostati. Eppure non conosco la lingua, ma quella gelosia era descritta nei tuoi versi che restano e resteranno per sempre. Nulla che rimanga se non la sublime poesia e le dita che sfogliano ancora pagine mentre si avvicinano l'insonnia e il delirio di ogni notte quando sulla panchina torno a vivere l'attesa, solitario e libero come un gatto. Pagina 48 in inglese, grazie. Era. For Naim Araidi. The time of mourning is not passing. Intensity lingers, increasing at night. As I think of you, my friend, we couldn't speak each other's language, but poetry was flowing through our hands and eyes and memories. Every sentence was understood anyway, so that your Arabic seemed easier for me to comprehend, and my Italian for you even more so. No wonder if you knew Italy, my country, better than myself, its history, its religion, and what its literature was like. We adore literature. You used to write me, reiterating it tirelessly. You used to rewrite Giuseppe Savio's lyrics in both languages so that even the enemy could understand them, no matter if Jewish or Muslim. Departing like this, your strength wasn't enough and evil wasn't the suffering alone. Too many enemies lying in wait. Even though I don't know your language, that jealousy was described in your verses, which remain and will always stay with us. Nothing is left but your sublime poetry and the memory of your fingers flipping through pages, still while insomnia and delusion approach me every night as I return to live on hold, as solitary and free as a cat. Grazie. Adesso grazie a voi. Papà può fare ciò che vuole. Però dovrò essere brevi perché, perché ancora abbiamo sforato. Oh. Se c'è la poesia, mi dice, è la cosa migliore. Grazie. Disa fjalë shkurtimisht në anglisht për Naimen. Po. Thank you very much. 21 years ago, our Happy God blessed me with a great brother and a wonderful friend in the Holy Lands of Maghreb, Tiberias, Galilee, Naim Araidi. Naim Araidi, my beloved brother and my close friend,
was and still is the singing song of law. Naima Riley, my beloved brother and my close friend, is the immense sky of knowledge. Naima Riley, my beloved brother and my close friend, was and still is the bottomless ocean of kindness. Naim Arayri, my beloved brother and my close friend, was and still is the flowing river of peace. Rumi and Khayyam started building the caps of knowledge. And in my opinion, and I am fully convinced of that, Naim Arayri finished the caps of knowledge. And the key to enter the caps of knowledge, this three great men of Arab and world civilization could build up is but a pure soul. I'm lucky, I'm blessed by God, because I have in my temple here the breath of my beloved brother and my closest friend, Naim Arayri. Naim Arayri passed away, and the tragedy is that world civilization in general and Arab civilization in particular diminished. And I'm praying to our happy God to make it possible for another Naim Arayri to come into being and beautify this world with shining love and wisdom. Thank you very much. Now I'm going to read two short poems in English and in Albanian. Era, puoi tradurre qualcosa? È meglio se la traduce una che è italiana. Eh? Lo può fare chiaro, Agnese? L'ho capito. Era, no, dicevo, se puoi fare la sintesi di ciò che ha detto, se poi è una delle sue poesie. È una delle sue poesie. Delle sue poesie di... Cioè, lui ha parlato di Naim Arayri in una forma poetica, dell'essere molto onorato di averlo, di aver avuto e di averlo anche ora che lui non è in questa vita, però le persone vanno fisicamente, non spiritualmente, di avere Naim, non solo lui, che lo considera un suo grande amico e anche come un fratello,
ma anche per tutte le persone che lo hanno conosciuto, anche per il modo poetico. Ha parlato di lui come un poeta, come un grande poeta che ha proseguito la strada o ha continuato quello che aveva cominciato Rumi. Ha parlato di Naim come un essere umano, come una persona, come una persona con il cuore grande e che spera che il mondo arabico e anche tutto il mondo abbia un altro Naim. Questa è bellissima. Ora si sta per leggere due poesie che ha tradotto lui, due breve poesie in inglese ed in albanese. Sì, allora poi deve, insomma, se lui ha finalmente anche queste delle poesie, cioè, ti ricordo che da un anno che vi chiedo un'altra poesia di Uke. Io poi questo glielo dici in privato, ti ricordi? Veramente anche a te le ho. Però vorrei aggiungere un'altra cosa, perché dopo ci sono omaggi a Francesco Giampietro, un giovane ragazzo che a Naim sarebbe piaciuto moltissimo. Però volevo dire questo, se noi tutti siamo qui, gran parte del merito è proprio di Naim. Se ci siamo conosciuti, se ci siamo incontrati, se ci vogliamo bene, eccetera. Quindi anche Luan, che non l'ha conosciuto, però se io non avessi conosciuto Uke, Valbuona, eccetera, eccetera, insomma, non saremmo qui veramente. E così vale probabilmente e varrà anche per Francesco, perché l'impegno che abbiamo preso poco dopo la sua andata via, insomma, la sua assenza, è stato quello di andare a Venafro, se vi ricordate qualcuno ne abbiamo parlato, e dedicare una giornata con i musicisti a Francesco, leggendo dei brani che fra poco leggerà Alessia, e che ci sta sentendo, credo, perché è l'unica Alessia che conosco. Adesso deve chiedere a che deve leggere qualche altra cosa, vero? In italiano, cioè in inglese e in albanese, giusto? Sì, le due poesie di Naim che ha tradotto lui. Ti ricordi se sono tratte dal libro che abbiamo noi, che gli abbiamo mandato noi? Non lo so. Sì. Glielo puoi chiedere? Ma che manga libri? I Beppe sapo c'è che ne va? Sono le poesie che ha tradotto lui per il suo piacere. Ecco, ma non sono tratte dal libro. Che... Ok. No, perché in quel caso la leggevo in italiano. Allora, no. Andiamo. Lo fa lui solo in inglese e in albanese. Ok. Okay. Va, so. Vai. If only we walk in our own paths and spoke our own tongue and rode a camel and hungered and thirsted and made love, and that's all. Sikur, Vedam Sikur, Sikur, Vedam Sikur to Monte Etsnim Stigeve Tona, Retaflisnim Jun Amtare, Retangisnim Devena. That the men in Uriah the Etia, that gun in Dashirin, catch the Shiroid, catch the con. And the second one is short. Kiss is the pull of the butterfly to the flower. It is the eternal fall into life's abyss. Puthia est fluturimi I fluturus per telulia est rënja e përjeqme në homneren e jetës. Thank you, brother.
Grazie. Adesso poi Luana, ci sarà Luana, insomma, vediamo. Adesso però il microfono. Com'è? No, sto parlando a papà per chiudere il microfono. Sì. Adesso Alessia ha dei brani, più che parlare di Francesco, perché ne parleremo, ne scriveremo probabilmente, leggiamo quello che ha scritto Francesco e poi farà una sintesi del suo pensiero eventualmente. O la fa Agnes in inglese, non lo sa Agnes, no? L'inglese. Quindi Agnes in italiano, dei brani, e quando legge un brano poi Era fa la sintesi, altrimenti la mandiamo in palle, perché sta lavorando, fra l'altro Era, non lo sapevo che era al lavoro. Vai Agnese. Alessia o Agnese? Scusa, no, Alessia no, è la sorella di Francesco. Ah, perché avevi citato Alessia nella lettura. Sì, quindi... Alessia perché ci sta ascoltando, credo. Ah, ok. Allora, anzitutto, se fosse possibile, terrei molto a fare una piccola introduzione per quanto riguarda il poeta Francesco Gianpietri. Certo. Posso? Certo. Allora, Gianpietri è autore delle poesie che mi sono state affidate nella lettura e la scelta da me fatta delle poesie che a breve avrò il grande piacere di leggere ha in un certo senso a che fare con me stessa, lo ammetto, in quanto nei suoi scritti ho ritrovato un riflesso anche della sottoscritta. Nelle poesie che ho scelto percepisco una condivisione di sensazioni molto particolare perché osservano situazioni di ordinaria comunione sociale da un altro punto di vista. E un esempio è dato dal modus vivendi del Natale, che è la poesia dalla quale inizierò. Osserva altro, o meglio anche altro, al di là del comune festeggiare. Si tratta di dettagli in verità molto visibili e toccanti, ma che si tende generalmente, dal mio punto di vista, a scegliere di non guardare. È toccante questo suo osare, secondo me, sull'invisibilità che non è finalizzato a criticare gli altrui stati d'animo, ma poggiare lo sguardo partendo da un altro punto di vista. E mi sento di concludere questa breve introduzione con una frase che è nata spontanea proprio dentro di me al termine della lettura di tutti i suoi scritti. Francesco Gianpietri, attraverso questa sua rara sensibilità, sceglie di dare al sottotitolo il ruolo di titolo. Agnese, volevo dirti una cosa, perché non ci siamo messi d'accordo, ma Francesco, io gli dicevo sei un poeta, ecco, quei brani non sono, cioè, per te sono poesie, ma lui non si definiva poeta. Era un filosofo, un ragazzo che amava la poesia e che ha organizzato diverse associazioni che spero che continuino alla grande. Ma quando gli dicevo, guarda che sono poeta, quindi il fatto che tu l'hai definito poeta mi fa un grande piacere, perché lui era proprio lontano dal termine poesia. Non so se... Era stato citato così a me come poeta, comunque scritture, per carità. Ma non era un anzi, è una prova, perché noi non abbiamo parlato a lungo. Io ti ho dato il libro e tu hai colto delle parti essenziali che mi hai fatto leggere. Prima di cominciare, lei però era... Devo... In inglese... Una devo sintesi. Fare una sintesi? Sì. Ok. Agnese... was talking about Francesco Gianpietri, an Italian, let's say, not properly writer, but he has written some pieces or poems that he didn't consider as poems, or he didn't consider himself as a poet, but as a philosopher. And he is distinguished because of his courageous being that he had the courage to tackle some details that not other people
had. So Agnese has translated some of his pieces. Perfetto, vai Agnese. Allora, Francesco Giampietri, diario minimale. Notte di Natale. Incanto si respira pieni polmoni nelle piazze. Persino le luminarie sono pallide, nient'altro che lumi opachi. Tutto sembra avere stanchezza di esistere e malcelato dolore. Non v'è da fidarsi. La gatta sonnecchia ignara sul divano, indifferente verso gli epicicli del mondo. E io curo i dettagli del presepe, rispolverando la passione infantile per le costruzioni e i castelli di sabbia. La festa non si risolve nelle file chiassose dei centri commerciali, negli aromi invadenti delle cucine e nell'incenso amaro delle cattedrali, né è mistificata dal sorriso ben pensante che magari fa scivolare un centesimo di compassione nelle mani sporche del mendicante. Perché vale l'adagio popolare secondo il quale a Natale sono tutti più buoni. Il sentimento della festa non si manifesta nei calici incrociati e nei baci scambiati con chi ti sogneresti di baciare durante l'anno o nelle melodie di sempre così rassicuranti. I ricordi dell'infanzia impigriscono il cuore ed è così che recitiamo una parte che conosciamo da sempre a memoria. Ma la pietà cristiana non sempre si accorda con la consuetudine clericale ed è di certo contraddetta dal supermarket della fede. Ed è così che il mio pensiero va a quanti sono distanti dalle luci intermittenti e dai cori angelici, raggiunge i reparti di oncologia e terapie palliative negli ospedali, non trascurando le camerate desolanti degli ospiti e delle cliniche psichiatriche. Fa visita ai centri sociali, alle comunità di recupero e ai centri d'accoglienza. Poi si spinge fino ai giacigli di fortuna nelle stazioni ferroviarie, magari all'interno di vecchi treni disarmati in auto abbandonate. Attraverso i corridoi sempre illuminati degli istituti penitenziari, non temendo i cubi di puttane, tossici e ladri, che come suggerisce Nelson Algren, sono gli ultimi rimasti con qualcosa da dire e nessuno ha più. Il Natale è infatti la maledizione degli emarginati, accentua la sofferenza delle anime oscure, chi ulula in una casa di matti avvolta dalla nebbia, chi si rifugia sotto i cavalcavia della tangenziale, chi vortica in casa implorando alle lancette di affrettarsi, chi piange senza ragione né conforto. Per la società dei consumi non esistono perché sono il sinonimo di una disfunzione sociale. Non esistono, o meglio, non devono esistere. La società dei consumi luccica nei ristoranti esclusivi e nei santuari consacrati a Nostra Signora dell'ipocrisia. Nausea, nausea, lasciateci respirare. Che disgusto le ragioni del sole. Sono ombre notturne, mulacri di foschia onirica, l'incubo di diventare qualcosa del genere, notte di gelo e di stelle. Cristo festeggerebbe con loro il suo compleanno. Sempre tratto da Diario Minimale di Francesco Giampietri. Notte di Capodanno. Un tempo si scaraventavano dalle finestre i piatti e i bicchieri che occupavano il fondo della cristalliera. Era un modo per liberarsi della polvere e delle sue sedimentazioni. Più in generale, ogni cominciamento richiede una frattura tangibile con quel che lo precede. Non si dà il nuovo senza il sacrificio del vecchio. Cosa sono del resto i botti se non finzioni di distruzioni, frantumazioni dell'abitudine che annacqua le motivazioni ed affoga le aspettative?
non si può far altro che ridurre in mille schegge i fardelli che appesantiscono il cuore e tranciare con un colpo secco rami che impediscono di abbracciare il cielo. Non venite a parlarmi dei buoni propositi per l'anno che verrà, la vita, quella vera, sperimentazione degli incontri, improvvisazione, uso delle occasioni, tentativo e niente. Tratto dalle Camere di vita quotidiana di Francesco Gianpietri. Basta una piccola distrazione per finire smarriti e confusi in ospedale. Basta trascurare una buca che perfora il manto stradale. Le deficienze amministrative spezzano le ossa. Un volo acrobatico dalla vecchia bicicletta sovietica mi fa rendere al suolo, trafitto come San Sebastiano da fitte di morte. Immagini opache, voci di apprensione e poi il soccorso nel quartiere proletario, dal sudore nero della strada che si apre alla campagna al neon del reparto di ortopedia. Mi ricoverano alle 9. Nella penombra rassicurante qualcuno commisera la sua solitudine e una vecchia invoca la madre morta nel dopoguerra. Gli altri dormono, o almeno credo. Vincere la diffidenza del compagno di camera richiede appena qualche battuta. La reclusione affratella. Lui cede al sonno, io evado dal reparto. L'unico bagliore nel corridoio proviene dalla corona fosforescente di una Madonna pietosa. Coltivo per un attimo la tentazione di staccare quella presa illusoria, ma preferisco lasciar perdere. Ho la mano sinistra in fiamme e il cuore accasciato sul finale dell'impegno. Il mio passo clandestino sfugge a un'infermiera. Vorrei mendicare una sigaretta. Rientro in corsia rassegnato a vegliare, seccato dal sonno profondo del mondo. Vado in cerca di cronache di vita di strada per non soffocare di noia e di ammutina, e di notte rientro sempre più tardi. Il vecchio ingegnere ha il femore fratturato, mi appare come una maestosa pianta ornamentale. Qualcuno gli ha rubato la vita a Torino 20 anni fa o più di lì. Era ricoverato alle Molinette a causa di una banale appendicite, ma l'anestesia gli ha consumato il corpo disperdendo i suoi appunti nucleari. Mima il bacio della sigaretta per farmi intendere quel che vorrebbe. Attraverso tutto l'ospedale pur di rimediarlo minna. Il corpo dell'addestratore di cavalli è una cucitura di morsi terrificanti. Sai, non sono mai caduto da cavallo, ho domato bestie che non avevano mai visto un cristiano. Sono qui, che sono scivolato in bagno. Secondo te esiste la storia? Raccolgo altre storie, ma non mi va di solcare ferite non ancora cicatrizzate. Pochi giorni dopo le dimissioni, torno in ospedale per una visita di controllo e raggiungo il reparto. Non trovo nessuno. Quei racconti sono dissipati nelle iniezioni della sera. La comunità ospedaliera è interinale, fuori è vita, pericolo. Bene, allora non abbiamo naturalmente la versione inglese, ne avevamo parlato con il papà, credo, non abbiamo i diritti d'autore per ripubblicarlo, però cercheremo di fare, perché sto ricevendo i messaggi, voi lo sapete chi lo sta scrivendo, e questo autore è meraviglioso, era giovane, molto giovane, è morto 6 mesi fa, forse di più, a giugno, credo, e io avevo le tracce audio, purtroppo no, perché nel telefono, non essendo pratico, ma praticamente lui stava all'ospedale, eravamo tutti e due al Gemelli, ci incoraggiavamo a vicenda, ma parlavamo di vita, parlavamo di progetti, parlavamo di incontri. Da lui ho passato una delle più belle serate, anche se avevo la labirintite e quindi stavo piuttosto male. Non vi racconto cosa, ma lo racconterò più a lungo. La notte della poesia, fra le altre cose che organizzava, io appunto stavo male, la persona l'ho scritto comunque, chi vuole cerca nel blog, l'ho scritto una poesia che non intendo leggere assolutamente, descrivendola in qualche modo.
e già stanno facendo, hanno fatto diverse cose a Benafro, visto che siamo chiusi per pandemia, stanno cercando, hanno fatto una raccolta di firme per dedicare una strada. Lui collaborava con Umberto Eco, insegnava all'università, ma i messaggi che erano sempre di vita, di incoraggiamento e di poesia, ha portato via lui, non me, il male incurabile, ha portato lui, giovanissimo. Ora, quando, lo dico solo in italiano, quando una frase res pubblica, la legge in italiano? Sì, sì, posso leggere. Sì, ecco, non abbiamo la versione inglese e in ogni caso non ci sarebbe tempo. Quindi la legge in italiano tu o preferisci che la legga Marcello? C'è Emilio Marcello. Ecco, va bene. Grazie, Marcello. Grazie. Allora, sì, grazie. Sì, grazie. Grazie. Verrà pubblicata in inglese se me la mandi, così gli amici, anche quelli che sono qua, lo sapranno, insomma, di cosa si tratta, ok? Ma certo. La res pubblica della poesia. Ho sempre creduto nella profezia della poesia nel nostro futuro. Quasi due secoli fa, nel caos delle filosofie tristi e della grande depressione, delle lunghe guerre tra gli imperi che stavano scuotendo l'Europa, il grande poeta Hölderlin fece un appello proclamando un'idea innovativa che la vita dovrebbe essere vissuta poeticamente, perché avrebbe portato l'Europa e il mondo verso il bene, verso l'umanesimo, verso l'amore per gli uomini e il vero progresso. Così, in questo tempo che vive la società albanese, l'appello di Hölderlin è più che attuale, sempre innovativo nel clima di grande disillusione di questo sogno di democrazia e libertà, perché oggi la corruzione, il fango, l'immoralità hanno preso per la gola la società albanese, soffocata dalla concupiscenza dell'oligarchia politica, dall'insofferenza dei politici che lo pensano per la loro felicità, che ha portato alla sconfitta dell'uomo, dell'individuo e della società civile. Inoltre, nel tempo in cui viviamo, minacciati dall'egemonismo, dalle guerre di religione e da ogni tipo di intolleranza, la chiamata a tornare alla poesia può infondere nuova vita nella società per umanizzarla, per renderla sensibile alla virtù e alla moralità. Per questo la poesia dovrebbe avere una nuova missione, quella di guidare la società, perché quando sorgono la poesia, la letteratura e le arti, nessuna forza può scuotere la loro volontà. Ai suoi tempi, Rimbaud insisteva sul fatto che il poeta doveva essere il profeta del tempo, del popolo, perché c'era bisogno di un nuovo movimento umano verso un'altra società, la cui immagine può essere trovata nelle sue illuminazioni, dove il poeta, come scrive, cerca di combattere e di lottare, quindi di essere un profeta di una nuova era. La stessa cosa che abbiamo visto in Victor Hugo o in Majakovskij, delusi dalla Russia dei Soviet, l'abbiamo vista in Lorca, Ricos, Whitman o nei surrealisti francesi. Lo stesso grido che sentiamo nella poesia dell'albanese Migieni per cambiare i sistemi, i valori, perché nel tempo moderno che viviamo, nel tempo delle nuove tecnologie e delle integrazioni, la società albanese soffre di nuovo il fatalismo, la grande fuga dell'intelligenza, debolezza e incapacità di farsi carico del proprio destino.
Dove sono gli intellettuali, i poeti, gli artisti? Hanno scelto di essere emarginati, di rinchiudersi nei loro laboratori, studi e caffè. Come possiamo avviare una rivoluzione umanista nello spirito del moderno Erasmus? In un'epoca in cui sempre più persone sono tornate alla poesia, scrivendo e pubblicando su riviste come Poeteca, in circoli di poesia o antologie poetiche, dimostra che le persone, stanche della politica attuale, vogliono vedere il mondo e il loro futuro in modo diverso. La poesia oggi non è più proprietà di un gruppo d'élite. La poesia sta diventando non solo espressione personale, ma anche collettiva e generale. Perché, in grande disperazione, l'uomo albanese ha bisogno di una moralità sociale che si rivolga non solo alla bellezza e all'amore, ma anche alla poesia sociale, perché prima dobbiamo cantare la bellezza dello spirito a questi territori dell'anima e della solidarietà umana. È possibile una tale rivoluzione spirituale? Sicuramente, perché è questa poesia che porterà ottimismo, creerà una sorta di utopia per questa vita che vorremmo costruire, perché la poesia riesce a risvegliare la coscienza umana e può dare senso alla vita, all'azione, alla costruzione di tutto, perché la parola ha più valore dello scintillio del denaro. Infine, la poesia è l'arte del coraggio. Osa legare chi si trova su fronti diversi, perché attraverso la forza della parola riesce a legare gli spiriti, oppure, come diceva San Giovanni Perse, anche attraverso una strofa, la poesia riesce a concentrare il presente, il passato e il futuro, l'umano con il sovrumano, e tutto lo spazio planetario in uno spazio universale. Come nei paesi progressisti dell'Europa, che in tempi di depressione sono stati in grado di creare un potere spirituale e filosofico autonomo che abbiamo chiamato Respubblica Literaria. Questa specie di repubblica che vorremmo creare nel nostro paese, perché la poesia e l'arte ci spinge ad avere riflessioni più profonde per la bellezza della mente e per il futuro. Per questo il poeta Yves Bonfoy, all'età di 92 anni, in una delle sue ultime poesie scriveva: «Amici miei, questa terra diventa sempre più oscura e spesso è disumana, ma credo che la bellezza esista e abbia un significato. Credo che ci sia ancora un significato nel crearlo. Questa è la poesia che diventa una profezia separata, tanto desiderata da Arthur Rimbaud o dal nostro poeta Migueni. Credi in questa profezia, che una repubblica letteraria emerga in tutti i nostri paesi». Concludiamo con un mio amico caro che se n'è andato, descritto come una persona disperata, che si chiama Dario Bellezza. Non era disperato, era uno che gli piaceva fare gli inciuci, mi ha insegnato tanti trucchi, che ne so, sto con Chiara e parlo male di Agnese, no? Allora, poi se Agnese glielo riferisce, creo dei casini. Quindi Dario amava creare casini nel mondo della letteratura, che è noiosissimo. Vi assicuro che i salotti letterari dove vanno è di una noia mortale. Solo un coraggioso napoletano, Paolo Villaggio, sì, ha scritto un libro divertente sugli incontri fra letterari.
cioè non sanno manco di cosa parlano, di una noia mortale. Poi non ti dico, ci sono i vecchi signori o le signore che sono che quando presenti un libro sono in 30, però quando c'è il rinfresco, allora del rinfresco diventano 300. Mi è successo a Bagaglino per Goliarda Sapienza, ed erano tutte vestite eleganti, ma con gli abiti che erano rovinati, cioè le vecchie signore decadute, i principi decaduti, tutti morti di fame, che però con una grande grazia, e che spingevano poi, una cosa divertente. Ecco, io con Dario Bellezza ho visto questo mondo, poi cercavo di starci poco, perché ne ho anche parlato ogni tanto, ma le cose divertenti erano queste. Se qualcuno si ricorda l'ex presidente della regione siciliana, vi faccio l'esempio: andiamo in Sicilia, andiamo a Gela, conosciamo, io conosco, lui lo conosceva perché era gay, è gay anche lui, e conosciamo questo signore, non mi viene il nome, ex presidente della regione siciliana. Praticamente c'era un ragazzo bellissimo, ma proprio bello, che vi credo, anch'io che non sono gay, insomma, aveva un viso, glielo ruba, Dario glielo ruba, non so come glielo ruba, lo carichiamo in macchina, veniamo inseguiti, resteremo chiusi, perché Dario era un pauroso, resteremo chiusi a casa mia per 3 giorni, impauriti che ci rompessero la faccia. L'altro episodio è stato in un altro paese, a Vittoria. Andiamo a Vittoria a presentare il libro. E praticamente lasciamo la macchina, chissà cosa aveva combinato, e l'indomani la mia macchina non ha più 4 ruote. È stata la vendetta di un altro furto, perché Dario non aveva un amore, come dire, come spesso i gay ci hanno. Gli piacevano, come si chiamano, come si chiamano, Marino? Mi aiuta. Le avventure occasionali. Sì, ma si chiamano in un altro modo, cioè hanno un termine proprio, vabbè, insomma. Morti e fuggi. Morti e fuggi all'italiana, molto educato, insomma. Liaison. Come? Liaison. Ma il tu mio amico dice... Ho avuto una liaison. Vabbè, diciamo così, è molto. E poi praticamente io l'ho frequentato, ma la sera dovevo scappare. Ad esempio, Adele gli ha regalato, gli ha trovato la casa e gli ha comprato, gli ha procurato tutti i mobili. Neppure una settimana dopo, forse gli piacevano, forse questi mobili in via Pettinari finiscono tutti a terra, dal terzo piano li buttano giù dalla finestra. Poi non aveva l'idea del bene, nel senso di a casa sua questi ragazzi che si fingevano studenti universitari o si fingevano altri, chiedevano sempre soldi, fregati soldi. Marchette si chiamano, Marchette. Oh, ok. Perché Dario, essendo stato il segretario di Pasolini, cui deve la sua fortuna letteraria, voleva fare in qualche modo la stessa cosa. Quindi lui non guidava, io lo lasciavo quasi ogni sera quando stavamo insieme, lo lasciavo a stazione Termini e pensavo sempre chissà se lo ritrovo l'indomani. Quando io ho aperto la libreria, mi ha odiato a morte, perché praticamente gli ho tolto i viaggi, perché Dario ha avuto un grande successo, è stato lui a cercare me, intendiamoci, io non devo niente a nessuno. Quando ha avuto un grande successo è venuto a Catania a cercarmi, perché io avevo pubblicato Gli Stranieri e lui voleva pubblicare tutti i suoi amichetti e amichette femmine. Oltre a quelle brave c'erano anche quelle scalcagnate, Antonio Veneziano e tanti altri. Insomma, c'erano tante poetucole da strapazzo, perché lui si prendeva 500.000 lire e gli faceva la prefazione. Aveva un'abilità, bastava leggere 4 righe ed io sentivo nelle presentazioni l'autore che dice: ma come mai mi conosce così a fondo? Mi ha insegnato molte cose da questo punto di vista, ma più me ne ha insegnato Gabriele Iannacci. Insomma, era un personaggio che ancora nessuno ha scoperto, perché di Dario resta l'immagine straziante delle sue apparizioni al Costanzo della sua sito. Questo mi fa anche piacere. C'è stato un dirigente Rai
Io ho fatto per un periodo la radio in Rai, ma tanti anni fa, che praticamente c'ho le lettere, tutto quello che dico è dimostrabile, che dice che gli ho allungato la vita, si chiamava Augusto Giordano, non so se Nicola se lo ricorda, telefonava dovunque facessi una lettura, dovunque, raccomandando sempre alle persone, mi ha poi premiato a Castel Sant'Angelo, mi ha voluto premiare, non erano soldi, premi alla carriera purtroppo non sono soldi, siccome non ti possono pagare allora ti danno una targa. Va bene, ho parlato troppo perché è l'ultima giornata, così invece di ricevere le vostre mail, e concludiamo con la poesia di Dario Bellezza che legge Marino, e non c'è in inglese, vero Marino? Monello, hai visto che sei un monello, tu vedi la differenza? Perché sei giovane ancora, c'hai 30 anni, e poi Nicola, però il senso lo dirà era, quindi che già... spero che non si stanca. E poi Nicola conclude con un pezzo a finire, mentre durante la musica ci salutiamo. Questo per la scena finale, tutto il resto lo taglio, le parole inutili poi li tagliamo. Ok, Marino, vai. Non si sente. Devi aprire il microfono. Hai ragione, scusami, hai ragione. Dico, leggerò lentamente, ok? Sì. Perfetto. Ciò che leggerò è tratto da invettive e licenze. Questo è il tomo di Dario Bellezza ed è molto grande, c'è tutta la sua opera. L'hai visto quante volte mi hanno ringraziato in quel libro? A cura di Beppe Costa, non a cura di Roberto Didier, perché ero l'unico ad avere tutti i libri. Ieri ho scoperto che uno non l'aveva, ce l'ha Antonella Caiola, che c'è un libro che non ho, avevo ma non l'ho più trovato, mi vendevo tutto, anche i libri miei, fino all'ultima copia purtroppo, certe volte. Vai! Allora, l'insonnia che mi prende la mattina scompare, ma più difficile è cercarti, così ridotto, in malora, dentro la nostra tana. Stanza che descrivo assolata, il largo letto matrimoniale, l'odore del mio corpo e non il tuo. Vuoi diciamo tradurre al volo o parlarne per descriverla? Allora, Pepe, è un po' difficile tradurre una poesia così. Vuoi dare un'immagine di ciò che hai percepito? Se me lo puoi un po' descrivere? Allora, l'insonnia che mi prende la mattina scompare. Quindi di notte non dorme e la mattina, diciamo, sta un po' meglio, ma è difficile cercarti così ridotto male dentro la nostra tana, cioè dentro la nostra casa. E questa stanza che descrivo è assolata, nel nostro letto matrimoniale, in cui sento solo il mio odore e non il tuo. Riesci così a darne una descrizione? Ok, ci provo. Ok, dai. This poem talks about him that he cannot sleep during the night, but he feels good during the day, that when he goes to bed he doesn't feel her, but he feels only presence, his aroma. Leggo la seconda poesia. Aspetta, un'altra cosa era, poi farai la sintesi per gli... Scusami. Dell'inglese, di quelle pochissime cose che hai colto, che stiamo parlando, cioè di un poeta italiano che è morto di AIDS e che insomma abbiamo avuto un rapporto, eccetera. So, this poet has died due to AIDS. Quando mi alzo lo sguardo al giorno
che nasce ogni volta per me, senza rancore o bene. Mi preparo all'insonne pazzia quotidiana, con smarrita voglia di respirare tutto il tempo invano passato, che solo a chi non fa tanti sforzi disperati di memoria. Sì, è difficile in effetti tradurre. Certo. Sarebbe stato meglio se lo avessi. Hai ragione. Ho commesso una leggerezza a non prepararmi in questo modo. No, bastava che me le mandava. Ecco, volevo ricordare un'ultima cosa. Perché siamo qui da 3 ore un po'. Allora, per rispetto agli americani e al Giappone, questo lo devi tradurre, okay. A un mese circa organizzeremo la notte della poesia. Per noi è notte e per loro è giorno. Quindi okay. Tenterò di coinvolgere Paul Polaski, che vive in America, e anche se lui è dalla parte dei serbi, è stato spesso dalla parte dei serbi. Pepe. Sì. Traduco. Sì. Perché mi perdo. Sì, hai ragione. Ok. Within 1 month or more, we will organize another festival or another, but it will be during the night for us, a midnight festival, since for you this festival was during midnight, it will be for us in during midnight after 1 month or more. This to honor you that have been part of this event, and also for the other poets that will become part of it, the Americans or all the people that that have a different time. Perfetto. A Luan, per Martinoschi, volevo ricordargli anche questo, perché non erano 3 giornate, 19 e 21. Quindi lui ha scritto stamattina, cioè l'ultimo giorno, non so se è chiaro il concetto. Tutto, da un mese che ne parliamo, ne scriviamo, eccetera, insomma, completamente disinteressato. È un errore mio probabilmente. Adesso Marino è finito, abbiamo fatto anche abbastanza oggi. C'è poco da tagliare perché è andata anche abbastanza bene. Allora, la notte della poesia vi farò sapere. Cercheremo di appunto invitare degli amici americani. C'è anche la moglie di Jack Hirschman che sta in Svezia, e se Jack se la sente parteciperà anche lui. Che farà, penso, piacere a tutti, perché credo che Hook lo conosce, gli altri lo conoscono di nome. È il più grande poeta americano vivente, è grande anche in età. Ringrazio particolarmente Evan perché ci segue da sempre, segue me, segue Marco 5, quindi va bene. Non chiedete solo all'amicizia d'era, che è molto bella, chiedetela. Una battuta ogni tanto ci vuole. Nicola, non vedo che sei pronto. Ah, ma sei pronto? Io sono pronto. Allora vai, io perché lasciavo il tempo. Allora. Caro Beppe, piccolo colpo di mano, io leggo e suono un altro testo di Claudio Lolli. Ok. Primo maggio del 75, gli americani lasciano Saigon, tutti vi ricordate quell'immagine del documentario con l'elicottero che sale a Saigon verso l'alto portandosi via gli ultimi americani. Contemporaneamente, primo maggio, muore il padre di Claudio Lolli. E lui in questa poesia, canzone famosissima, che io poi suonerò più o meno alla mia maniera, come lo accompagnavo peraltro, e che trovate traccia anche su YouTube della nostra esecuzione al 1 maggio, confonde quel giorno, la morte del padre, con questo giorno di festa degli americani che se ne vanno. 1 maggio, di festa. 1 maggio di festa oggi nel Vietnam e forse in tutto il mondo. 1 maggio di morte oggi a casa mia, ma forse mi confondo.
E che titolo rosso oggi sul Vietnam? E che sangue negli occhi della mia gente? E che cosa da niente oggi essere lì e morire senza il sole del Vietnam? Che sapore di morte oggi nel Vietnam? Ma forse è mio padre, mi confondo. Che sapore di sole oggi nel Vietnam? Ma forse è proprio il sole qui. Mi confondo. E confondo la testa col mondo e col Vietnam. E confondo i miei occhi con i tuoi. E che titolo rosso oggi sul Vietnam? Che titolo rosso oggi sul Vietnam? Ma forse è il tuo sangue. E mi confondo. Era, puoi fare la sintesi breve, è un cantautore italiano abbastanza noto nel mondo della sinistra. Bebe, non lo posso fare. Va bene. Ti chiedo scusa, però sono molto stanca. No. D'accordo, d'accordo. No, ma anzi, ti abbiamo... Vai, vai. Un abbraccio a tutti. Grazie a tutti. Thank you to everyone. Grazie, grazie. Presto, grazie. La notte della poesia. Grazie a tutti. Poi ci sentiamo. Thank you.
Thank you.